Alessandra Maiorino, senatrice Movimento 5 Stelle, bentornata a Tagadà. Poi intanto, senatrice Maiorino, lei ha detto speculazione sulla pelle dei bambini. Sì, assolutamente è così, perché in tutto questo, ecco, questo nome è propagandistico, perché come ha chiarito bene lei non si tratta affatto di reato universale, che è un'altra cosa. In tutta questa furia ideologica e propagandistica nessuno si è preoccupato di quali saranno le conseguenze sui bambini già nati, poi si dice sempre bambini, ci sono diciottenni ormai che sono nati con questa tecnica, italiane e italiani, stanno parlando, so che stanno rilasciando finalmente anche interviste, sono persone in carne e ossa che esistono. Quali saranno quindi le conseguenze di questo sui bambini, sui minori? Nessuno se ne è preoccupato, ovviamente meno tutele, ma io dico anche sui bambini che stanno per nascere. Cosa succederà alle tante coppie che già avevano avviato questa procedura per poter diventare genitori e stanno aspettando il bambino o la bambina? Adesso saranno dei criminali universali, rischiano di essere messi in galera. Io voglio dire subito una cosa, perché non è stata detta abbastanza. In commissione le stesse forze politiche che hanno voluto questa legge avevano presentato anche un emendamento che diceva nero su bianco che i bambini dovevano essere tolti alla coppia di genitori e messi in adozione. Quindi questo è il tipo di concetto che vogliono imporre e con cui si sono mossi senza alcun tipo di rispetto per le persone che esistono, senza ascolto. Davvero uno spettacolo vergognoso, surreale, che mai avrei pensato di vivere nel mio paese. Fabio, o voi mi portate il caso della moglie di Mark Zuckerberg che si fa inseminare dal pescatore ugandese? E in questo caso si parla di utero in affitto. Ma veramente mi devo confrontare con questo tipo di linguaggio di personaggio? Perché è la verità. I bambini, ma io non mi rifiuto di confrontarmi. No, infatti, no, ma non ti devi. Guarda, io proviamo a stare sulle cose. Le donne, Posso finire? I bambini non si comprano. Chiaro? I bambini non si comprano, succede? No, diceva prima l'onorevole, che succede a chi è nato? Nulla gli succede. Primo perché la legge non è retroattiva, quindi mi porti lei il passo della legge in cui dice chi è nato dalla maternità surrogata si vede negato l'accesso al diritto di sanitario. Me lo porti questo passaggio. Di ignoranza clamorosa. Sì, va bene, me lo porti. Compulsiamo la legge. Vi prego. Detto siccome tutto stiamo questo parlando, è no, dai tempi no, di Fabio, Abramo fermati Lincoln. Un attimo. Fabio, ti devi fermare un attimo. Perché stiamo parlando di una questione. Intanto colgo l'occasione per salutare con grande affetto Carlo e Cristian, ci conosciamo molto bene, mi hanno mandato una lettera da leggere in Senato che ho fatto con grande piacere, purtroppo senza successo, perché quando si è di fronte alla furia ideologica non c'è argomento che possa valere e che possa convincere. Siamo di fronte a due criminali universali, io vorrei che fosse chiaro, insomma, a due pericolosissimi criminali però universali. Però siccome non è retroattiva, loro l'hanno fatto mondo, prima, no? Che non hanno sono messo criminali. Al mondo i prodotti del loro crimine, perché ora i bambini di Carlo e Cristian sono prodotti e sono merci. Per questo io dico che ci dobbiamo vergognare per il linguaggio che io ho sentito usare in questo studio, ed è questo quello che farà, al di là delle conseguenze legali che colpiranno i bambini e le bambine che già hanno poche tutele. Questo stigma, questo tipo di linguaggio lascia i segni, ed è proprio quello che ha detto Lia, che ha fatto 18 anni, è perfettamente in grado di intendere e di volere, di difendersi e di parlare per sé, e ha denunciato proprio questo. Io non mi sono mai sentita così offesa, così umiliata come da chi mi chiama prodotto e merce, quando io vivo in una famiglia, quella dei miei due papà, dove regna l'amore, dove mi hanno accudito, mi hanno fatto crescere, mi hanno dato tutto quello che due genitori devono dare ai bambini e alle bambine. Io veramente sono indignata e possiamo si vede aggiungere... e voglio che si veda, perché è evidente che questa gente gli viene l'orticaria quando vede due papà che spingono la carrozzina o due mamme che spingono la carrozzina. È evidente, non fanno nulla per nasconderlo, e questo è l'unico motivo per cui avete voluto
che questa legge venisse approvata. D'altra parte Barchi lo ha denunciato, lo ha dichiarato pubblicamente, ha detto: questa legge noi non ci arrenderemo mai all'ideologia, alla teoria gender, e quindi approveremo la GPA reato universale. Non gliene frega niente delle donne, della dignità delle donne, della libertà delle donne, dell'autodeterminazione delle donne, assolutamente niente. Volevo dare la parola a Carlo e Christian, che volevano aggiungere qualcosa prima di salutarci. Assolutamente quello che dice la senatrice Maiorino è reale. Noi siamo andati a letto l'altro giorno come cittadini normali, tra virgolette, ci siamo svegliati. Oggi siete criminali. Ma se è vero che anche sui social, voglio dire, le persone si sentono in questo clima attuale, sociale, politico, più legittimati a insultarci, abbiamo proprio notato in questi due giorni quanto la retorica, le frasi utilizzate anche con violenza durante la discussione in Senato vengono riprese a modello cocorite, passatemi il termine, e però quell'odio fa male a noi, ma farà male anche ai nostri figli quando un domani... Sì, rispetto a quello che dicevo, esatto. Per favore, facciamo dire che attenzione al tono doloroso, che usiamo. E vorrei che chi magari si facesse un passo indietro, si stemperassero i toni e si ricordasse che si parla di famiglie, si parla di bambini. Sì, e soprattutto si ritornasse un po' a parlare di quella che è, ci siamo totalmente dimenticati di quella che è il ruolo della responsabilità genitoriale. C'è un'ossessione morbosa nei nostri confronti sul modo in cui sono venuti al mondo i nostri figli, senza concentrarsi su che tipo di genitori noi siamo oggi. Allora io mi interrogo e chiedo anche allo stesso Dragoni, se tutte queste energie la domanda, non c'è il tempo della risposta, quindi non posso farti fare la domanda, sennò siamo rovinati. Concentratevi sulle famiglie disfunzionali, perché Giuliano e Sebastian, due padri che li vogliono bene, ce li hanno. Va bene, grazie Carlo e Christian, grazie per essere stati con noi, devo fermarvi. Grazie. C'è una cosa che mi aveva colpito, il generale Vannacci ha interpellato sul punto... Dice: perché avete chiesto al generale Vannacci, eppure qualcuno lo ha fatto? Ha detto che certo che vanno fatti i figli, ma dico no alla gestazione per altri, perché i figli devono essere fatti in modo naturale. Ora mi è dispiaciuto, perché prima si è collegato con noi Vannacci, gli avrei voluto chiedere se per esempio la fecondazione eterologa per lui è naturale, non è naturale, no. Perché quella per esempio è legale in Italia, quindi chi lo sa se è naturale oppure no. Mettiamo perché delle poi, telecamere, vediamo.